Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Lui ci fa conoscere il Padre, si fa conoscere questa vita interiore che lui ha. E a chi rivela questo il Padre? A chi dà questa grazia? «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Soltanto quelli che hanno il cuore piccolo sono capaci di ricevere questa rivelazione. Il cuore umile, mite, che sente il bisogno di pregare, di aprirsi a Dio, si sente povero. Soltanto quello che va avanti con la prima beatitudine, i poveri di spirito. Chiediamo al Signore di avvicinarci più al suo mistero e di farlo sulla strada che Lui vuole che noi facciamo, la strada dell'umiltà, la strada della mitezza, la strada della povertà, la strada di sentirci peccatori. Così Lui viene a salvarci, a liberarci. Che il Signore ci dia questa grazia.